Ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video ok, va bene, sono un po' pazzerella in questo momento, e in cui andremo a recensire, quindi un video in cui recensirò questi mini, lo so, io ora non è che li ho trovati adesso, ora mi è venuta la voglia di recensirli, di provarli, perché ho detto, ho provato questo, e quest'altro deve essere tutto, il danno. Bene, prendo pure questi. Io sto parlando dei mini cornetti vaniglia e cioccolato della Milka. 100% latte alpino, questo è il nostro segreto. Va bene, ok. E quindi voglio capire, ma sono davvero così piccini? Così piccini? E riprendono davvero quel gusto del cioccolato Milka che si scioglie in bocca? Bene. E adesso allora iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della campanellina, lasciatemi un like di supporto e commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Inoltre vi ricordo di spolliciare in tanti, far iscrivere amici e parenti divulgando i link dei miei video con chi volete e come volete. Così prima arrivo a 500 iscritti, prima porterò sul canale un video speciale e lo farò solo per voi, perché voi siete la mia motivazione. E adesso... sigla! Andiamo adesso ragazzi a recensire dunque questi gelatini della Milka, che poi dovrebbero essere tutti uguali. Sì, vedete? Ne sono 8 perché sono piccoli così, e io questi li ho pagati, questi qui della Milka, 3 euro più o meno circa. Qualcosa di meno, qualcosa di più, non lo so, io l'ho pagati circa 3 euro, e dove li ho presi io, dalla Coop, e nulla. E adesso andiamo a spacchettarli subito ragazzi, 1, 2, 3, no, non è che se li metto così è perché voglio fare qualcosa di strano, e non mi sta passando niente di strano per la testa, è semplicemente che devo entrare nell'inquadratura della mia videocamera. 1, 2, 3, Milka, vieni a me, bene, ma sono così. Ah, ok, io pensavo che erano come gli altri gelati, sapete, che sono incartati singolarmente, cioè sono proprio come se fossero un dolcetto, un dolce, un dessert. Ho capito, e va bene, ma non è che li posso mangiare tutti. Sono proprio mini ragazzi, vedete, carina però la scatola, la ciotolina lilla viola come la Milka. Vedete, sono così. Dovrò sacrificarmi e mangiarli tutti. No, scherzo. No. Uno solo. Uno, due, tre, ma non di più, insomma. Assaggiamo come sono prima. Vediamo come sono. Come saranno? Allora, visivamente mi soddisfa. Un po' troppo piccolo per i miei gusti. Avrei preferito magari trovarne 6, non 8, però un po' più grossi. L'odore. Sento che Milka al 65%. Sentiamo com'è. Consistenza e gusto. Come gusto la Milka si sente al 100% invece. Consistenza è morbidissima, il cioccolato si scioglie in bocca, non ho niente da dire. Ripieno. Il di dentro dovrebbe essere vaniglia, giusto? Voi dite a noi lo chi? È vaniglia, però devo essere sincera, la vaniglia... La vaniglia non si sente tanto, ma il cioccolato è fantastico. La punta che c'è alla fine è piena. Allora, sapete di cosa dà? Allora, è come passare proprio, cioè io questa è la mia esperienza mentre lo mangio, ve lo dico proprio come lo vivo. Allora, passo dal sapore del cioccolato classico Milka che si scioglie in bocca, direttamente al gusto che mi ricorda la punta del cornetto Algida, uguale, che è pieno alla fine, no? Che c'è il pezzetto di cioccolato fondente. La vaniglia non si sente. Cioè sento che, cioè, passo proprio dal gusto del cioccolato Milka, che è questo qui, sottile, si scioglie in bocca, molto, molto buono. Direttamente passo a quella punta che mi ricorda quella del cornetto Algida. La vaniglia non si sente molto.
Ne devo mangiare altri 3 o 4 per dire, per avere quel cioccolato che c'è sopra. Ma non lo faccio per il gelato in sé, per la vaniglia. Lo faccio soltanto per la copertura sottile di sopra e per la punta. Avete presente proprio che si vendono? Che l'Algida, non so se è una limited edition, se ci sono state, non so se ci sono ancora, proprio l'Algida che ha fatto soltanto le punte del cornetto Algida, dà proprio di quello. La vaniglia non la sento un granché, cioè niente di speciale, ma il cioccolato che c'è sopra è buono, e anche ovviamente la punta cioè, ma quello che distingue proprio, che tu dici ad occhi chiusi, questo è Milka, è soltanto la parte del cioccolato sottile che c'è sopra, quindi devo dare un voto a questo gelato nel complesso, sinceramente darei un 6, ma non di più, ma proprio 6 perché so che è Milka e so che è buono obiettivamente parlando. Ragazzi, ne mangio un altro e basta. E con questo sono 3. Cioè, rispetto alla vaniglia di Java del gelato Nui, cioè, non è niente questa per me. Comunque, basta così. Forse per me li mangerei tutti questi qui, ma non voglio esagerare, proprio di me non voglio ingrassare. Comunque vi ricordo che in info box vi lascerò anche i link diretti degli ultimi video recenti su gelati che ho recensito, quindi il Nui, il Grom, quelli più buoni, che mi sono piaciuti di più. Comunque, i più recenti, il video speciale di 400 iscritti in cui ho assaggiato tutti i prodotti Kinder, prodotti freschi, quindi frigo, come fetta al latte, Choco Fresh, questi prodotti qui. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della campanellina, lasciatemi un like di supporto, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Mi raccomando ragazzi, cosa importante, spolliciate in tanti, fate iscrivere amici e parenti, ve lo ricordo ancora, divulgatemi i link dei miei video con chi volete tramite social, quello che volete, perché prima arriverò a 500 iscritti, prima porterò sul canale un video speciale, lo farò solo per voi, perché vi voglio bene. Vi voglio bene ragazzi, alla prossima, un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Muu! Milka 100% latte alpino!